Buonasera, eccoci qui con Football Fegreo, rispettivamente Ferentini portiere, Sorrentino attaccante, autore del gol della vittoria, e Cassese il capitano che oggi si è sacrificato giocando. È stata una partita difficile, avete dominato, sì, dal primo all'ultimo secondo, però questa volta sembrava non voleva proprio entrare. Se abbiamo preso 6 pali penso è poco, non lo so se ti ho contato. E poi siamo riusciti a segnare nel modo più difficile, una punizione nell'incrocio di Checco. Abbiamo vinto pure questo scontro di abbiamo su un paio di molto rimareggiati, noi mancava praticamente tutta la squadra, tanti che ha giocato difensore centrale, chi ha giocato in attacco, chi terzino, un po' arrangiato, però la siamo cavata pure oggi. Su molte anche azioni personali di Scogliamiglio, che oggi ci ha provato anche molto, non è riuscito a segnare. Il portiere ha fatto molte parate, però poi sul tiro di Scogliamiglio non era imparato. 6-7 persone avanti sul palo, forte, alto. E invece una domanda a Sorrentino, come vedi gli avversari? Comunque, anche se non hanno molta qualità, però comunque sono una squadra dura da affrontare. Sicuramente, guarda, io devo dire una cosa, quando vengo a giocare con questa squadra mi diverto. Perché nessuno fa il protagonista, gioca di squadra e quindi mi diverto. C'è gioco. Voglio dire la verità, dico anche io, la partita pure se è finita 1-0, è stata anche una partita piacevole, sarà che sono un amante della partita, però due squadre organizzate che giocano bene. Sì, abbiamo giocato bene. Pure loro i contropiede qualche volta ci hanno messo in difficoltà, però poi il primo tempo hanno fatto 2-3 azioni sul nostro lato destro, poi il secondo tempo non hanno fatto un tiro, abbiamo giocato solo noi. E all'ultimo siamo riusciti a vincere, perché poi penso che mancavano 5 minuti. Vabbè, adesso sono 9 punti. Se ancora c'era qualche dubbio, adesso siete voi la squadra favorita, 9 punti, avete il dovere di mantenere questo 3. È difficile perché di solito le favorite perdono sempre, però ci proviamo. Vabbè, allora di bocca. Ci si crede nella vittoria, no? Sì. Ciao Andrea. Ciao. Torneo calciotto, il Cincin Team batte 5-1 l'Atletico Trieste. Siamo qui con l'attaccante 5-2 l'Atletico Trieste. Siamo qui con l'attaccante Gianluca Allocca e presidente Ravone. Finalmente questa striscia negativa è finita. Senti, fratello! Dopo tanto tempo ci voleva. Però che dire, come dico sempre, l'importante è la vincita. Oggi ho visto una squadra che giocava sempre con due in solo tocco. Speriamo che anche le altre partite giocheremo così, perché le precedenti partite abbiamo giocato tanto bene. Infatti abbiamo avuto dei cali anche al centrocampo, in difesa, soprattutto il portiere. Invece stasera Guadagnino ha fatto partita da 10, come tutta la squadra. A parte il portiere, poi ho visto anche che voi eravate molto più determinati in mezzo al campo. Sì, perché avete creato sicuramente di più. Perché è bruttissimo perdere 2-3 partite di fila. Nessuno sa perdere, soprattutto noi. Come dirà il presidente, sei venuto alla prima e hanno fatto bene. Hanno fatto bene. Alle ultime due non sei venuto e hanno fatto male. Sei ritornato e hanno vinto. Bene. Quindi bella, bella prestazione del giocatore. Sicuramente Allocca e Guadagnino, due dei migliori in campo. Diciamo che gli avversari hanno concesso anche molti spazi alla fine. Spazi, del secondo ma comunque, tempo. Comunque a tratti sono saliti loro, a tratti noi siamo stati più forti. Alla fine abbiamo vinto noi. Invece volevo chiedere una cosa, fra una settimana inizia la Coppa Calciotto e l'NCA. Come arriveremo a quest'anno? Sicuramente arriveremo con un ottimo spirito, visto e considerato che abbiamo vinto l'ultima partita. Siamo un bel gruppo unito e se continuiamo così possiamo avere parecchie soddisfazioni. Grazie, presidente. Grazie a te. Ciao mamma. Un saluto da Millennium. Buonasera, quarta vittoria su altrettante partite per il Football Fegreo. Qua abbiamo Pietro Cassese, capitano e match winner, Enzo Grande, migliore in campo, e Carrella, che alla sua prima apparizione, gol e assist. Allora, Cassese, analizziamo un po'. Saluto i miei ex amici. Ah, fuori onda di Allocca. Ciao mamma. Analizziamo la partita del primo tempo. Un po' la dimenticata. C'erano molte assenze. Abbiamo giocato Marucci, infatti non sapevo bene come... Ti manca Allocca, Cassese? No, Allocca non mi manca. Manca Cassese, ho fatto 4 vittorie senza Allocca, quindi non mi manca. Però poi il secondo tempo siamo riusciti a trovare l'assetto giusto, infatti abbiamo sbagliato un sacco di cose. Tutto il gol l'ha subito, che ha svegliati. Sì, eravamo un po' lenti su tutti i palloni e poco cattivi. Ma tutto a centrocampo, con pedalino sacrificato a sinistra, avete messo molto, sia in quantità che in qualità. Eppure Marotta ci mancava.
Abbiamo giocato abbiamo giocato con il gol, 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 abbiamo gi
che mai abbiamo provato in allenamento. Avevi di fronte un bel cliente come Correale, capocannoniere del torneo. Sì, lo sapevo, però siamo riusciti a fermarli. Carrella, che ne pensi di questa prestazione, di questa squadra un po' in generale? No, vabbè, questa è la mia prima apparizione, non li conoscevo. Si chiama Ronna, apparizione. Comunque non li conoscevo tutti, comunque ha fatto piacere giocare con loro. Ho visto una buona partita da parte nostra, anche se comunque abbiamo... Siamo andati un po' in difficoltà un po' all'inizio, che comunque c'era poco spazio in campo, visto che ci attaccavano sempre. Però poi siamo stati bravi a pareggiare, poi anche un po' fortunati abbiamo vinto. Già che ci sei, scusami, non sei riuscito a segnare. No, no, quando cerchi troppo la via del gol forse non arriva. Sappiamo che, ricordiamo che è in corsa pienamente per il titolo di capocannoniere. Voglio concludere questa intervista con fra 5 giorni, Go Now Fashion Lab, tutti invitati. Via Gonzalo, vieni a Zampagno numero 14, tutti quanti, tutti i migliori da me. Un bacione forte, con una fascia all'op. Cassi, se adesso non volevo puntare al capocannoniere, ritorno. Carrella. La settimana prossima comincia la Coppa Calciotto. Coppa Calciotto, cerchiamo di vincere anche quella. Ma ci stanno soldi. Ma di sordo. Vabbè, ma ho fatto. No, lei si firma, è una cosa che faccio fare più cambi, più partite per spendere. Sponsor ufficiale della posta in palio. È molto alta la posta in palio. Qua della Coppa. Un bel viaggio a Cipro. Già l'abbiamo fatto, siamo andati a Madrid. Non ci interessa. Hai visto, non ti interessa. Vabbè, non ce la vogliamo fare, lo facciamo. Sponsor ufficiale, torneo. Sarà Palimuro partecipato. Vabbè, infine a questo punto non vi potete più nascondere, siete favoriti. No, ci ma si gioca sempre per vincere. Lo chalet già vinto. No, lo chalet già vinto. 8 novembre. 8 novembre. Va bene, arrivederci, la torneo a Cipro è tutto.